Ma sono Eusebio? convinto. Sì? Sì. No, la interrompo soltanto perché l'ho chiamata Eusebio per differenziarla da Federico che è in collegamento con noi, ci sono i due di Francesco, perché immagino che sia sempre una grandissima emozione, forse per molti di noi anche incomprensibile quasi, cioè difficile da capire, sfidarsi, trovarsi uno di fronte all'altro. Aggiungo un pizzico di emozione perché ho recuperato in questi giorni un pezzo di storia della nostra televisione. È un momento andato in onda nel 2002 su un canale tematico, Disney Channel, vi riguarda, lo faccio vedere entrambi. Federico Di Francesco, voi siete giocatori come papà, vero? Tu Federico giochi? In che ruolo? Centrocampista sinistro. Centrocampista sinistro. Glielo augurate però di fare Sì, la vostra carriera e diventare dei calciatori? beh, glielo auguro anche perché ci criticano spesso, specialmente lui. Ah sì, sono molto severi quando vi vedono giocare a calcio. Come crescono, Eusebio, questi marmocchi? Puoi ridere, Federico. Hai fatto una buona partita, hai fatto, eh. Eravamo tutti più giovani, eh. Sì, però non si tratta così, papà, che il giorno prima ti chiama e non gli dici con che sistema di gioco giocate, non gli dici se giochi oppure no. Neanche lui mi dice la formazione, quindi devo fare anch'io così. Era sveglio già allora, mi ricordo, quando aveva 6-7 anni, lo è rimasto anche adesso. Forte, Ambro. È forte, molto, ma proprio c'ha tanta forza sulle gambe. Poi oggi hai fatto un numero che non abbiamo capito se ti è venuto o l'hai provato o meno. Secondo tempo, in telecronaca non si sono sbilanciati. No, gliel'ho insegnato io quello lì, Ambro. Però. No, papà era solo corsa, quello un po'. Ah, così proprio, ma No, tornate a cioè, casa insieme adesso? è stato un po' distinto, però rivedendolo è stata veramente una bella giocata. Peccato un po' per il risultato perché ci tenevo a fare bene oggi contro mio padre e soprattutto contro la Roma, che è stato un po', tra virgolette, una riconciliazione col passato perché sono cresciuto qui da quando ero piccolo, ho sempre visto mio padre giocare, è stato sempre il mio sogno giocare in Serie A e per me era una grande emozione, è stata Guarda che a una papà partita va benissimo così, particolare. eh? A papà va benissimo l'1-0, quindi c'è nessun Lo so che va bene. Dobbiamo Grazie, salutare Eusebio, Eusebio. Marco. Sì, se lo Ciao a porta a casa tutti. adesso, se lo porta a casa o le strade si separano? No, ormai è grande. Lo porto sì a casa, me lo tengo un paio di giorni con me, lo bacchetto un pochino, poi per il resto, poi lo rimandiamo a Bologna e deve fare qualche gol in più. C'ha ragione. Grazie e complimenti a Eusebio Di Francesco che dobbiamo liberare mentre Federico lo teniamo. Qualche gol in più devi fare, Federico? Sì, devo fare qualche gol in più. Oggi ho